Benvenuti a questo nuovo video. Oggi siamo qua per fare un altro video dedicato a Amazon, anzi a come evitare Amazon. E in particolare oggi parleremo di libri. Allora, prima di tutto mi scuso perché probabilmente sentirete tanto casino in sottofondo, ma ho un nuovo gattino. Ha 2 mesi, si chiama Boromir, è un gatto rosso, gioca un sacco, quindi fa tanto casino. Quindi mi scuso in anticipo se sentite tanti rumori di sottofondo. Spero che non si senta troppo perché ho il microfono addosso, però in ogni caso scusatemi, non ve lo faccio vedere per il semplice fatto che sta giocando tranquillo, lo voglio lasciare giocare e non giocare, giocare, non voglio che mi interrompa, ecco molto bene. Allora, quindi oggi parleremo dei posti dove possiamo comprare libri per non supportare Amazon, ok? Io qualche tempo fa ho fatto un video dove ho parlato, salute tesoro mio. Ho parlato di Amazon e di ragioni per cui Amazon andrebbe boicottato alla grande, però capisco anche che tantissime persone dipendono da Amazon o comunque è anche l'unica piattaforma in cui magari riesce ad avere le cose necessarie. Sì, vabbè. Niente, eccolo, eccola la bestia, eccola la piccola bestia. Ciao Boromir, say hi. Allora, per adesso Boromir non sta andando d'accordo con Emma, nel senso che no, patata, non mi devi toccare, non mi devi. Ah! Emma ancora non lo sta accettando, cioè all'inizio è stato tutto un processo molto stressante, adesso invece lui vuole giocare tantissimo perché è una piccola bestia, una piccola bestia, però lei è ancora titubante, quindi per adesso lui deve star fermo, chiuso in questa stanza, mi dà un sacco di bacini, mi graffia un sacco, mi morde un sacco, però ci amiamo tantissimo. Quindi ecco la piccola bestia, se non mi seguite su Instagram non l'avete visto, però ecco la mia piccola bestia, ma oggi non parliamo di questa piccola bestia, vai a giocare, papà. Quindi mi sono persa nel discorso, molto bene. Allora, stavo dicendo che io appunto ho fatto un video su Amazon e ho detto che appunto io sto cercando di boicottarlo il più possibile. Infatti adesso mi sono proprio tolta dall'abbonamento, non ho più l'abbonamento Amazon e ultimamente mi è venuta voglia di leggere un sacco di libri. No, non il mio vestito però, Boromir. Scusate questa interruzione. Allora, stavo dicendo che mi è venuta voglia di un sacco di leggere, però non voglio veramente comprare i libri fisici, voglio cercare di limitare l'acquisto di libri perché uno non ho spazio, due i libri costano tantissimo e tre cerco di insomma leggere il più possibile in digitale, visto che a me non dà fastidio leggere in digitale, ma capisco che a molti può dar fastidio leggere in digitale. Quindi adesso vi darò delle soluzioni per evitare di comprare i libri su Amazon. So che comprare su Amazon è molto comodo perché arriva subito, è tutto in là, facciamo clic 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 e ciao a tutti. Però secondo me ci sono dei posti molto migliori che dovrebbero essere incoraggiati meglio di Amazon. Ecco, poi se l'unica scelta che c'è è Amazon, non ve ne faccio una colpa, perché io in primis utilizzavo Amazon per i libri tantissimo, soprattutto per il fatto che qua in Quebec la gente soprattutto legge in francese. Ecco che mi salta addosso sto qua. Cosa stai facendo? Cosa stai facendo? Quindi tipo compravo tutti i libri in inglese da Amazon proprio perché le librerie locali non è che fossero chissà che fornite, però ho ripreso in mano la mia tessera della biblioteca, che non ho utilizzato tantissimo perché il loro catalogo dei libri digitali era un po' limitato. Non vado in questa biblioteca perché è tipo lontanissima da casa mia, però è la biblioteca più grande di Montreal, e quindi volevo appunto puntarmi sul digitale. Però secondo me col Covid hanno iniziato anche ad avere un catalogo migliore rispetto a prima, proprio perché tanta gente non poteva spostarsi, tante cose sono rimaste chiuse, quindi insomma. E quindi adesso ho ripreso a rileggere le cose in digitale grazie alla biblioteca, quindi anche gratuitamente. Ovviamente non trovo tutti i titoli che mi interessano, ma ciò che trovo prendo subito, così evito di comprare o comunque. Quindi questi siti in realtà io li ho già consigliati su Instagram, però se non mi seguite su Instagram capisco che forse no, vi siete persi questo mio post, però adesso vi darò dei posti dove poter comprare libri che per evitare Amazon, se potete. Allora, la primissima cosa che in Italia è super famosa, secondo me lo conoscono tutti, non c'è niente di nuovo, è il Libraccio, che appunto si possono comprare libri usati,
oltre che comprare anche libri nuovi, però ci sono anche gli ebook. Quindi, e potete anche vendere i vostri libri usati, quindi secondo me è una cosa molto bella. Io per esempio se compro dei libri cartacei cerco di comprarli usati il più possibile, ma so che non è sempre possibile, ecco, quindi insomma alla fine si fa quel che si può. Il secondo sito è bookdealer.it, che io vi lascerò questo post di Instagram comunque nella descrizione in caso vogliate andare a cliccare direttamente sugli account di Instagram, ecco, che è una piattaforma che è nata durante la pandemia appunto e cercano di aiutare le librerie indipendenti, quindi praticamente grazie a questa piattaforma voi andate a sostenere delle librerie più piccole che non siano insomma le solite, insomma Feltrinelli, Mondadori eccetera. IBS credo che sia anche questo super conosciuto perché alla fine è la piattaforma online forse dal quale la gente più comprava libri a mio parere in Italia, e hanno anche ebook, hanno anche libri usati e anche hanno la sezione vintage addirittura. Ho visto alcuni libri molto bellini. Un'altra piattaforma, questa è solo per gli ebook, se siete amanti del digitale, assolutamente questa, che è bookrepublic.it, dove ci sono solo ebook, quindi ci sono un sacco di offerte e quindi se appunto se volete comprare, perché alcuni ebook giustamente io li compro, altri si trovano anche gratuitamente su tanti siti, per esempio i classici, robe, ma anche su Amazon stesso, se avete Amazon tutto quanto, sì, nella sezione Kindle ci sono tante offerte e alle volte ci sono dei libri gratuiti, però io appunto cerco di evitare Amazon, questa è una soluzione per evitare Amazon, ecco. A livello internazionale c'è una cosa bellissima che è Book Depository, che spedisce in tutto il mondo gratuitamente, si trova un sacco di bei libri. L'unica pecca è che comunque fanno parte di Amazon, quindi se volete evitare Amazon a tutti i costi o comunque, come dire, la casa madre, non ve lo consiglio, però se invece cercate comunque libri belli, libri in lingua, in inglese soprattutto, edizioni straniere, tutto Book Depository fa per voi, però appunto sappiate che è affiliato ad Amazon. Come Book Depository c'è un altro e-commerce che è a livello internazionale, quindi non è solo a livello italiano, che è Better World Books, che vende sia libri nuovi sia usati e spediscono ovunque, alle volte spediscono o dall'UK o dagli Stati Uniti, quindi potrebbe essere una cosa molto utile. Quando ho fatto questo post qualcuno mi ha lasciato nei commenti altri suggerimenti, quindi ve li dico. Per esempio c'è World of Books LTD, che anche questa tipo spediscono, vendono sia libri nuovi sia libri usati e spediscono imballaggi riciclati, a quanto dicono, quindi questa cosa è molto bella. Moltissime persone mi hanno detto che Vinted è molto valido se volete comprare libri, manga, fumetti eccetera, a quanto pare tanta gente vende là. Per esempio di pop si trovano meno libri usati, però a quanto pare su Vinted Italia mi dicono che molti hanno trovato tantissimi libri, oppure mi dicono che anche su Facebook ci sono dei gruppi, quindi se avete ancora Facebook ci sono dei gruppi di scambio libro, oppure c'è anche Accio Books, che si possono scambiare i libri, tutto molto bello. E queste sono un po' le alternative se vogliamo evitare Amazon. Ovviamente vi lascerò il link di tutte queste cose in descrizione, quindi se volete andare a vedere il sito voi direttamente trovate tutto nella descrizione. Fatemi sapere se cosa utilizzate voi, se utilizzate la classica biblioteca, il classico mi faccio prestare i libri, se comprate libri, se amate il digitale, se non amate il digitale volete solo libri cartacei. Fatemi sapere, noi ci vediamo la prossima volta. Ciao!